Bellissimo, anche se io non faccio trail, sono uno da strada. È bello muscolare, è giornata bellissima. Ringrazio i bikers che mi hanno tenuto compagnia per tutto il percorso, organizzazione perfetta. Che dire, la giornata era giusta e è andata bene. Siamo in compagnia di Francesca Luisetto, la vincitrice della distanza corta di questa Corri sulla Francigena Trail Monteriggioni, edizione 20.3. Allora, raccontaci un po' la tua gara e poi una dedica di questa tua vittoria a chi? Allora, la gara è stupenda, io è la prima volta che vengo qui a Monteriggioni, è veramente paesaggi stupendi, clima perfetto, organizzazione pure, e la gara la dedico a mia mamma. Che si chiama? Anna. Anna, questa è per te, grazie. Siamo in compagnia di Fabrizio Ridolfi, il vincitore della distanza lunga di oggi, di questo Corri sulla Francigena, edizione 20.3. Allora, parlaci intanto della tua gara e poi una dedica di questa tua vittoria a chi? Allora, la gara, prima volta che sono qua, tra l'altro, prima volta che passano le regioni, bellissimo il percorso. E sono venuto perché immaginavo fosse un percorso bello, un percorso veloce, infatti era un percorso molto veloce. È davvero divertente perché ti permette di non mollare mai e poi rilanci sempre, su e giù. È veramente bello, però no, c'è anche il sole, quindi bellissimo. Dedica? E la dedico a un amico, Benedetto, che ho avuto un infortunio sul lavoro qualche mese fa e è il primo che mi ha spinto a correre seriamente. Ok, grazie a te. Signore e signori, questo è il vincitore, Maurizio Ridolfi, applausi.